grandi guerrieri. Per dire, non a caso vi ho convocato questa mattina all'alba davanti a questo fuoco bellissimo della Valle Eterna delle Termopili, perché nella nostra tribù c'è un calo impressionante di nascite. Ma com'è possibile? Voi in mezzo alle gambe non avete né il sole né la gazzella frivola del mezzogiorno, voi avete una trivella e la dovete usare, la trivella. Anche tu, cornetto solitario, tu che sei di una grande razza e tieni una grande mazza, tu non mi devi deludere. Tu devi dare l'esempio a tutti questi. Io voglio che nella tribù nascono dei figli. Ogni giorno, ogni settimana, 11, ne devono nascere di figli, come se fosse la Coppa UEFA. Voi dovete procreare. Grande padre, palla pesante. Come si fa? Tu mi dici come si fa, capo di bomba, ma devi pensare che la donna è come, non so come dirti, una grande vallata con delle bufale qui grosse, e poi piano piano discendi lentamente pedopede e c'è una foresta che si estende con gli arbusti, e tu devi penetrare piano piano in questa foresta come se fosse un siluro. Tu hai presente un silurino? Un siluro deve essere. Tu devi penetrare la donna giorno per giorno. Lei deve essere felice, deve camminare per queste boscaglie e dire: ah, come mi sono ricreato, ah, come mi sono ricreato. Tu vedrai, diventerai grande, tu sentirai qualche cosa dentro che ti farà capire l'amore. Avete capito, guerrieri miei? Noi dobbiamo fare tutto questo per la nostra tribù. Grande capo palla pesante, c'è qui un guerriero della tribù dei Frocegheni, Latte Macchiato. Che ti vuole parlare? Parla. Parla, dico io. Io sono Latte Macchiato. Molto macchiato? Molto macchiato. Va bene, dimmi, Latte Macchiato. Io ce l'ho un dono per te. Assaggia. Ehi! Archivia questa pratica. Portamene un'altra, calda. Continua, Latte Macchiato. Io, innamorato di un tuo guerriero. State fermo. Tu innamorato di un mio cefalone? Ma com'è possibile? È possibile. Ma com'è possibile? È possibile! State fermo. E chi è questo guerriero? Io, innamorato di Cornetto Solitario. Tu, cornetto solitario. Vieni. Siediti, amico. Sedetevi. Orecchia solitaria. Cornetto solitario. Tu mi hai sorpreso. Ah, adesso capisco perché tu ti nascondevi leccandoti le ciglia quella mattina sul fiume Quet. Ah, ho capito. Quando ti sei curata l'otite con quelle due paia di suppostine, ho capito che tu stavi cambiando strada del canyon. Tu adesso però mi devi dire, lo ami? Io lo amo alla follia come Renzo amo Lucia. Adesso parliamo un secondo col tuo secondo amore. E tu ricordati che hai preso il pezzo migliore dei cefaloni. Ma almeno avete fatto delle prove insieme. Dei bambini si possono fare insieme, perché non si sa mai. Un cefalone con un Frocegheni potrebbe venire una stirpe eletta, un cefalen. Potrebbe essere un grande guerriero. Però avete consultato i medici, avete fatto la Wasserman positiva, la Wasserman positiva, la Wasserman. Io potrei anche non chiederti niente per quanto la vostra tribù mi potrebbe dare le mille ortiche dell'est e dell'ovest che scendono attraverso quella valle che tanto mi piacciono. Però preferisco il vostro amore, preferisco che voi li amiate. Ragazzi, amatevi veramente. Tu, Latte Macchiato, e tu, Cornetto Solitario, vogliatevi bene. Andate e apritevi un bar.